ragazzi, lasciatemi andare in classe. Guarda che pulcio che sei, sembri l'ottavo nano. Potremmo chiamarlo cretignolo. No, rincognolo. Guarda quanta fifa che ha, fifognolo. Dai, lasciamolo andare che potrebbe arrivare qualcuno. E tu, ricorda, se parli con qualcuno sei finito. Con Tommaso alle spalle non avevo più via d'uscita. Grande Tommy! E tu dove credevi di andare? Ci sognalo! Ci sono rimaste delle gocce di pipì da pulire! No, no, non c'è! Ma stai muore! Quello che mi hanno fatto è stato terribile. Io non ne posso più, ma ho troppa paura per reagire. Di nuovo litigato con Daniele? No, Lara, aspetta. Forse Francesca ha davvero qualcosa di importante da dirci. Sì, è vero. Devo dire una cosa gravissima. Dai, diccela, non tenerci sulle spine. Racconta. Ieri, mentre ero in corridoio, ho visto Lorenzo che andava in bagno. Dietro di lui c'era Tommaso e si è chiuso la porta dietro di sé. Mi è sembrato strano che Tommaso chiudesse la porta, allora mi sono fermata ad origliare. Ho sentito che Peter, Tommaso e Gabriele cercavano di costringere Lorenzo a pulire il bagno con le mani. Ma è terribile, dovremmo fare qualcosa. È meglio andare a cercare Lorenzo e chiedere di questa storia. Ha ragione Carola, dobbiamo andare a cercare Lorenzo e vediamo se ha bisogno di aiuto. Stare un po' da solo. Lorenzo, ieri quando ero in bagno con Gabriele e gli altri ero dietro la porta e ho sentito tutto. Davvero? Ma hai sentito tutto tutto? Sì, tutto tutto. Lorenzo, con noi puoi parlare. Noi siamo tue amiche, siamo venute qui per aiutarti. Sì, Lorenzo, con noi puoi parlare. Volta che mi fanno cose del genere. È dall'inizio dell'anno che mi tormentano e mi rendono la vita difficile. Ma perché non hai mai detto a nessuno? Magari i tuoi genitori potrebbero aiutarti. Sì, ai miei genitori, già li vedo. Mio padre direbbe di difendermi con le mani e mia madre direbbe che con la violenza non si conclude niente e poi finirebbero per litigare tra loro. E il problema resterebbe a me. E poi ho sempre avuto paura di quei tre mostri. Ma scusa Lorenzo, con chi ti confidi di solito quando sei in difficoltà? Io mi confido solo con il mio diario. Dovremmo dirlo alla maestra Lia, lei è bravissima, sicuramente ti aiuterà. Sì, è giusto, la maestra Lia. Alla maestra Lia. Sì, sì, andiamo a dirlo alla maestra Lia. Caro diario, oggi è stata una giornata meravigliosa.
ho scoperto di avere delle amiche eccezionali e grazie a loro sono riuscito a denunciare i nostri tre cattivissimi compagni alla maestra Lia. Sono stati esclusi dalla scuola per una settimana e i loro genitori sono stati chiamati dal dirigente scolastico. La maestra Lia mi ha assicurato che i tre bulli non mi daranno mai più fastidio e io sono molto felice.